Novak Djokovic si qualifica per la finale del Masters di Parigi Bercy battendo Roger Federer 7-6, 5-7, 7-6 al termine del match dell'anno, 3 ore di autentico spettacolo. La spuntata Nole, incapace di trasformare le 12 palle break concesse dallo svizzero, ma più freddo nel tie break del terzo set, dominato 7-3 grazie a una irreale precisione al servizio 7-6, 0 VP falli e appena 8 punti concessi al rivale. Un incontro che ha avuto punte altissime e il 47 gradi che ha visto scontrarsi due dei migliori tennisti di sempre, 34 slam in 2, vinto dal serbo per la 25esima volta. Irreale è la statistica dei 251 punti complessivi, con appena 5 lunghezze di vantaggio per il vincitore 128-123. Nole domenica sfiderà il sorprendente Karen Khachanov 18-0, ma salirà al numero 11 o 12 in finale, la quarta consecutiva del 2018, in cui ha già portato a casa Wimbledon, US Open, Cincinnati e Shanghai, ovvero due slam e altrettanti mille. Il serbo, che da lunedì scavalcherà Nadal in vetta al ranking EP, cercherà il 33 gradi Masters della carriera, il quinto Bercy e il 23 gradi successo di fila, lui che non perde da inizio agosto quando venne eliminato agli ottavi di Toronto da Tsitsipas. Punto per Federer, che giocava la semifinale 200 della carriera, appuntamento rinviato con il 100 gradi trionfo all'EP Finals di Londra, a cui arriva in uno stato di forma che assomiglia molto a quello visto a inizio anno in Australia.